Sì che ci siamo, buonasera. Buonasera. Questa nuova fantasmagorica è brillantante. Ultra gnocca. Lascia fare, lo so, grazie. Puntata di Romagna's Got Talent. Ah, non era per me. Va bene. Romagna's Got Talent. Avete paura che non iniziavamo, Siamo un pelo in ritardo, ma d'altronde la vecchiaia quando subentra dopo è poco. Allora, anche... ragioniere, che fa? Batti? Esatto. Sì. Battiamo ogni record come sempre. Puntata numero 3 di questa nona stagione di Romagna's Got Talent. Puntata numero 200. 3x9 27! 270 qualcosa! No, 219 sono le puntate di Romagna's Got Talent. Fino adesso penso qualcosa del genere. E siamo quelli che sono in onda tutti i lunedì sera in diretta sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone, ma soprattutto in diretta Facebook sulla pagina appunto della radio stessa, quella di Radio Icaro Rubicone 90 FM. Mettete un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, scriveteci, salutateci lungo questa ora di diretta. E come sempre a condurre questo programma ci sono io, che sono Dibla, e come sempre a fianco io sono Gio. Buonasera a tutti, ciao Dibla, ciao regia, che c'è la partita. Esatto, io farei già una richiesta a Mirko Ferragnus di eliminare questa cosa. Ho paura, infatti, basta. Perché dopo un po' basta. È bella che mai. Sì, dopo un po' diventa satura e arriviamo a livello alto del mare, come è capitato agli amici di Venezia, che salutiamo, che si guardano sempre. Salutiamo Mosè che ci guarda. Sì, esatto. Tanto ne volevo approfittare. Prima saluto di là i ragazzi che sono in regia, Mirko Ferragnus, appunto. Buonasera a tutti, buonasera. Da Samu e da Marchino. Io ci tenevo anche a fare un saluto speciale, volevo fare un saluto a chi magari ci segue e ci ascolta dagli ospedali, chi è in ospedale, soprattutto il lunedì, sappiamo che è sempre un giorno terribile per tutti, perché comunque completano la trasferta che fanno nel weekend in Veneto, perché non possono stare negli ospedali, quindi è sempre una fatica, ogni sabato e domenica ogni volta devono andare avanti e indietro per colpa di questa sanità, guarda, è un casino. Si capisce che è una battuta, non hai capito, te la spiego dopo. No, stavo cercando di capire a chi ti rivolgevi, però in realtà niente. Vabbè, fa lo stesso. È una battuta comunque. Se anche voi l'avete capita, ditecelo, come, in che modo, basta scriverci sulla diretta Facebook. Esatto. Se volete contattarci e mandarci a quel paese, come fare, Zo? Basta scriverci. Ma sei tua. Sulla nostra pagina Facebook, come diceva Dibla, mettete un bel mi piace, la pagina della radio, Radio Icaro Rubicone, dove trovate la nostra diretta, che potete commentare, noi leggeremo i vostri messaggi. Esatto. Direttamente. E adesso la condivideremo anche sulla pagina, su Romagna's Got Talent, sulle nostre pagine. Mi raccomando, seguiteci anche sull'account Instagram, sempre Romagna's Got Talent. Se volete partecipare, basta mandarci un messaggio o su Instagram o sulla pagina di Romagna's Got Talent, e noi vi rispondiamo immediatamente. Assolutamente sì, fatelo. Come dovete mettere un like, faccio anche questa piccola postilla a un'altra pagina su Instagram, dovete followarla, che è la pagina di Galo, è vero, è verissimo, seguitela, mi raccomando, è la pagina inerente al nostro nuovo logo di quest'anno. Indecente, la mia pagina, perché c'entro io, e mi raccomando, seguitela, a breve ci saranno dei mercatini news, quindi Galo. Seguite. Detto questo, appunto, direi di iniziare con questa puntata, perché abbiamo degli ospiti speciali, non c'entrano molto con la Romagna perché vengono da più lontano. E infatti sono arrivati col fiatone adesso, perché a piedi con gli strumenti in mano è un po' lunga, quindi direi stacchetto e poi musica. Romagna's Got Talent. One, two, three, four. Provo però non riesco a regalarti un sogno, è più forte la tentazione che quella di restare vicino a te. Credimi, non è una scusa tutto questo che ti sto dicendo, aspiriamo a diventare forti, forti come il vento. A
svolte le mie direzioni sono cammini inevitabili. Non c'è tempo di guardarsi indietro, è come dire sì e non aver capito. Questa storia è come il mio cuore, non è difficile poter entrare. Ci provo però non riesco a regalarti questo sogno. La risposta che cerchi sta dentro ai miei pensieri. La risposta che cerchi è avvolta da tutti i suoi misteri. La risposta che vuoi non è quella che ti aspetti. A volte mi rendo conto di quello che sto perdendo. Sei tu che ridi e scherzi con il fuoco. E sei tu, farti arrabbiare mi basta poco. Sei tu che prendi tutto come un gioco. Sei tu, la mia aria pulita in questa città. Che cerchi sta dentro ai miei pensieri. La risposta che cerchi è avvolta a tutti i suoi misteri. La risposta che vuoi non è quella che ti aspetti. A volte mi rendo conto di quello che sto perdendo. Sei tu che ridi e scherzi con il fuoco. Sei tu che per farti arrabbiare mi basta poco. Sei tu che prendi pulita in questa città. Eres tu che riesco quando juegas un juego. Eres tu che para se ti infadar me basta poco. Eres tu che todo en esta vida te parece bueno. Eres tu mi aire limpio in esta ciudad. Girata col furgone, ci stanno degli amici Novisan. Mi raccomando, se avete, vi siete appena collegati, sintonizzati sui 90 FM, se vi siete appena sintonizzati sulla diretta Facebook dalla fase di Radical Rubicone, scrivete, commentateci, andate a salutare i ragazzi che sono in studio con noi, che sono Mirko. Oh, stai attento! Mi si è perso sul rullo dei tamburi. Saremo il batterista per farlo. Andre e il fuori onda! Siamo in tantissimissimi! Ciao raga! Allora, abbiamo chiesto anche un condono per poter stare qua tutti assieme. Partiamo con le presentazioni. Vado con quello che è davanti a me, che è Giuseppe, Charlie, Raffaele, Diego, Nico e appunto Andrea, che è qui al fianco dell'Azoto. Si è messo nel posto giusto. Eccolo qua. Bravo, hai fatto bene. Sì, assolutamente. Che è il capogruppo di questa banda. Diciamo, dai. Chiamiamolo così. Chiamiamolo così. Chi compone? Che impone appunto, esatto. non passa in secondo piano l'arrangiamento, è importantissimo, è fondamentale. Ma certo. I fuori onda è perché in questo momento siete fuori proprio totale o i fuori onda perché allora veniamo da
Vieni pure più avanti, guarda. Sì, ok, veniamo da diverse parti, sempre nell'ambito della provincia maceratese e anconetana. Quindi siamo ben distribuiti, abbiamo scelto come sala prove l'Ombelico delle Marche, ci incontriamo lì. E poi anche per quanto riguarda diciamo il genere, che comunque ognuno viene da un genere diverso, anche la tematica inedita è abbastanza stomaco vuoto, quindi sti ragazzi si sono trovati a dover esprimere loro stessi con la loro creatività, quindi diciamo ognuno di noi proviene da un'onda diversa. Ma com'è partito? Da te che hai trovato tutti o qualcuno sconosceva? Com'è nata la storia? Allora, vediamo, io sono compositore oramai da sempre, scrivo da sempre. Trovatomi a un punto che sono tornato, diciamo, dall'estero, sempre avendo lavorato con la musica, ho voluto ricostruire qualcosa per me stesso. Con il poco tempo che ho detto lo voglio dedicare solamente alle mie composizioni, alla musica in generale. Quindi ho cominciato a cercare personaggi, perché poi alla fine li definirei più che persone che personaggi, perché comunque bisogna essere questo per fare la musica inedita, nel senso ognuno deve apportare del suo, deve mettere qualcosa. E quindi piano piano, tra entrate, uscite, tra praticamente questo qui è un progetto che lo porto avanti da 25 anni. No, scherzo. Che miseria! una selezione assidua, ecco. Tanto tempo. In realtà Andrea ha 163 anni. Non mollate mai, ragazzi, la band si formerà da te. Ti porta molto bene. Ecco. Quindi attualmente questa formazione da quanto tempo è insieme? Questa formazione è insieme da 5 mesi. Sì, più o meno. Più o meno 5 mesi. Ah, freschissima! Freschissima e diciamo abbiamo camminato come treni e siamo riusciti a realizzare un progetto interamente inedito di circa 17-18 brani. Però... E quindi questo qui per noi è un esordio e vi siamo voluti venire a trovare con molto piacere. Ma come avete fatto a trovarci? Come siete, mai? Perché siete bellissimi. Oh, perché la trasmissione è straordinaria. Ti ha tolto il volume. Ma tagliato. Stavo facendo i complimenti. No, è perché ho visto che io ero già quella coda di pavone che dovevo grazie. Perché già siete stretti già di là. Se poi Div la gonfia anche dopo adito. Esatto. A proposito di soldi, facciamo un saluto all'amico Duli del Barberardi che dice: Dibla, sei sexy. Anche, ciao Duli! Anche tu. Teo, non ciao. È vero, non gli dire così, non gli dire così. Beh, facciamo un po' di saluti, saluto di cuore sì. Anche la mia e anche ormai nostra amica Ada. Ciao! Ciao Ada che ci segue e salutiamo anche il super amico Walter che c'è, ciao e grazie. Ciao grazie Walter! Anche a te. Grazie, saluta anche la Graziella e anche grazie per seguirci. Qui questa sera, tu hai detto vi amo, anche noi ti amiamo, soprattutto quando veniamo da bere. Barberardi, mi raccomando, dopo vi diciamo un po' di cose. Ci pensiamo dopo. Vi mette lì, incredibile, un sacco di cose. Ma torniamo a parlare appunto con i ragazzi, state con Andrea e con i Fuori Onda. Siete partiti quindi da una storia di 5 mesi che sono, è come nelle storie d'amore che si limona sempre in continuazione, poi tra un po' litigate. È vero. Però non è vero. È vero. I brani sono i tuoi comunque, sì. Li hai a portata di te, sì. tutta farina nel tuo sacco, diciamo. Sì. Musica e parole. Strutturo le canzoni. Fa calma, ragazzi, devo dire che praticamente fa niente se niente, cioè a me tocca pure pagarla, guarda, veramente. No, però sei tu il fautore principale dei allora dei ok testi. io sì, quanto riguarda la composizione a livello acustico e testuale, e diciamo do anche una struttura, perché per me una canzone è composta quando anche musicalmente ci sta. Quindi a grandi linee mi raffiguro quella che può essere la grafica del brano. Poi la presenti. Esatto, no, poi diciamo in band le cose si possono anche stravolgere con diversi arrangiamenti, con diverse forme, inserendo prima. No, perché poi siete in tanti, quindi insomma mettere d'accordo un po' tutti. Ma infatti più le volte che ci meniamo che quelle che sono. Ah, ecco. Va bene, sotto questo odore di Royal Rumble direi di sentirvi nuovamente live. Sì. Cosa ci suonate? Suoniamo Solita Vita. Allora, c'è stato un viaggio molti anni fa che io ho fatto con un camper
e sono proprio quelli, quelle circostanze, diciamo, che uno dice non ho più niente che mi lega, prendo parto, quelle cose che si fanno. Sì, l'ho fatto diverse volte. Quindi per 5 mesi e mezzo abbiamo, ho girato, poi si sono aggregati con me molti artisti, ho girato tutta la Spagna, un po' di Portogallo, e suonando per strada, diciamo accumulando soldi per poi fare gasolio e spostarsi. Hai fatto l'artista di strada. Ok, ecco, esattamente questo. In questo frangente di tempo, diciamo, sono nate molte composizioni. Questa è una fase di repertorio che noi inseriremo all'interno proprio del concerto live. Faremo un set acustico dove ripresenteremo questo viaggio per come è stato. La canzone che viene la suonevamo per strada. Adesso proprio. Ho capito perché c'era una frase nella canzone spagnolo. Precedente in spagnolo. Anche quella prima che abbiamo fatto la suonevamo proprio. Perfetto. È nata in Spagna. Tanto prego. Musica. Vedi, l'inverno mi sta colpendo all'improvviso. Buona musica, buon ascolto. Grazie. Solita vita da ragazzino ormai, un po' fuori di testa, sono dei casi speciali. Fantastichiamo sul nostro futuro, ma ci piace pensare, diciamo, che una donna ogni tanto non farebbe mica male. Che stia fuori di testa, che stia fuori di sé, che stia fuori di testa, che stia fuori di sé. Che sia affettuosa come una sposa e delicata come una rosa, che non faccia finta di dormire con la scusa sempre pronta per non fare l'amore. È la donna per me. Capisco oramai più niente, mi si è annebbiata persino la mente. Avrei bisogno di rilassarmi, a un certo punto di dedicarmi ad una donna particolare che mi riesca a soddisfare. L'amore è affettuosa come una sposa e delicata come una rosa, che non faccia finta di dormire con la scusa sempre pronta per non fare l'amore. L'amore è affettuosa come una sposa e delicata come una rosa, che non faccia finta di dormire con la scusa sempre pronta per non fare l'amore. E la donna per me fa fatta apposta per me. Live qua a Romanios Got Talent sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone o in diretta Facebook, appunto sulla pagina della radio, dove fioccano i like, fioccano i saluti. Bravi. E continuate a farlo e continuate a scrivere. Se volete fare un saluto, volete fare una domanda ai ragazzi in studio, potete farla, però prima controlliamo se vada bene o no, perché soltanto noi possiamo fare delle domande
belle e interessanti e soprattutto ricercate, con quella anche tensione che ci contraddistingue nel fare domande molto in stile Barbara D'Urso. Calmati, sono esitato, okay. Ho detto sono 3000 gradi qua dentro, non mi sto scaldando ancora di più. Sì. No, volevo sapere con Andrea, hai sì. detto e il vostro è una commissione di generi, ognuno viene da un genere diverso, più o meno musicale, e sì. questa traccia che portate, queste canzoni, la definite in un genere unico, o cioè più pop, più folk, più... Allora, dipende molto anche dal brano. Abbiamo brani, diciamo, che ci spingiamo molto sul blues. Sì, scusa. Abbiamo brani che ci spingiamo molto sul blues e altri magari che rimangono più folk, altri pop rock proprio caratteristico, perché richiama quello, diciamo, il sound. Cerchiamo di mantenere un carattere abbastanza, no, regolare, perché chiaramente anche in concerto bisogna presentare una... Però questo è molto bello, penso, quando c'è la possibilità, diciamo, di dare un arrangiamento uniforme, significa che c'è molta creatività da parte di tutti, quindi... Quanti sono i metallari che di solito cioè, nelle di solito band c'è sempre... Qualcuno che viene da vedere. Uno, dai. Uno. Solito pensavo uno penso. Che viene dal metal c'è sempre, in sempre. Tutte, su 200 quasi no, 200 gruppi passati, no, ma 180 più o meno, Mirko, se mi puoi confermare anche te, più o meno 100, 180 gruppi sono passati da noi, partono anche da chitarra e voce e da un inglese insegnato da me, sì. Faccio l'accento svedese, esatto, in tanti che magari fanno folk o fanno pop music, folk. Sono stato a Rimini ultimamente, ragazzi, è cambiato l'accento, e molti sono metallari, infatti abbiamo qua la quota metallara, c'è sempre. Bravi, ragazzi, non può mancare, esatto. Il fabbro. Com'è stato reclutare questi ragazzi? Vi hai fatto un annuncio su subito.it? Un esaurimento proprio totale, guarda. Totale. Ma no, l'ho trovato così per strada. Te c'è la faccia del bassista, vieni a suonare con me, che c'ho bisogno. No, dai, veramente, com'è successo? Allora, dai, il fondamento... E Charlie Rodriguez, cioè noi insieme in due abbiamo fatto anche matrimoni, musica italiana d'autore, suonavamo insieme. Quindi già suonava. Non che ci siamo sposati. Ma voi avete sposato. Voi avete sposato, perché avete sposato gli altri. Ecco, senti, perché la moglie vogliamo, dice, sì, vabbè, cioè ha tirato, ha detto vai, nel senso che non ce la può fare, perché cioè si è capito più o meno questa cosa, ma... Vogliamo parlare dei matrimoni? Stiamo zitti, che è meglio. Stiamo zitti, che è meglio. È lui. Ecco, comunque. Strano amore tornerà più tardi, dopo la pubblicità. il fondamento, cioè abbiamo avuto un trio, diciamo, che lavoravamo insieme ad un bassista, anche insieme ad un violinista, e abbiamo fatto in 2 anni più di 60 concerti, dove, diciamo, la musica d'autore, le cover erano una copertura per poter discretamente presentare i nostri brani, no? In base a chi c'è sempre di fronte, a chi ti si presenta. E poi, diciamo, a me è nata una bimba che adesso ha 20 più di 20 mesi. Auguri! Straordinario. E quindi voi potete comprendere che per me la musica, cioè, si è ristretto moltissimo il tempo, quindi quel tempo che io dedico adesso, ho detto, se devo fare qualcosa lo faccio in tempi limitati, però deve essere qualcosa di mio, e quindi ecco, ho rintracciato sti delinquenti. Lui è l'ultimo che abbiamo preso davanti a un piatto di vinci grassi, immagino. anche esatto. E quindi avete in progetto di mettere su disco queste canzoni? Sì, sì, assolutamente. Sì, vogliamo concretizzare questo più che altro per, diciamo, arrotondare qualcosa quando si va in concerto, perché la musica è inedita, probabilmente funziona molto di più delle parti vostre, ma nelle Marche è una tomba proprio totale. Spero in Veneto, allora. Esatto. Speriamo altrove. Guarda, noi ci proviamo. Ah, no, scusa, è andato, ho perso con l'alluvio. No, infatti. Ma in Veneto vanno tanto gli ospedali aperti anche sabato e domenica. Infatti, molto. Ma solo da poco. Solo da poco, però.
dico molto nobili queste iniziative che fate, perché comunque ha bisogno la musica inedita di emergere. Assolutamente. Ci sono sì. molti molti artisti che hanno bisogno di farsi ascoltare e di grande talento anche. Quindi c'è già qualche progetto? Avete già prenotato la sala? C'è un concerto a Perugia, dobbiamo fissare la data e quindi da lì inizieremo il nostro tour, diciamo a livello mondiale, ma chi sta... vediamo, faremo qualche concertino. Sì, cioè l'intenzione è quella, più che altro, ecco, lavoreremo con teatri, anche con delle scuole, perché questa storia, diciamo, della Spagna, che la vogliamo anche coreografare, insomma, con un po' di persone a livello di teatro, diciamo, creare delle coreografie fare proprio uno spettacolo completo, molto carino, sì. Bellissima idea, infatti. Sì, 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 questa è una sfaccettatura, diciamo, se no altrimenti continueremo diciamo facendo concorsi e concerti affinché magari, chissà, tante volte si aprisse qualche porticina. E speriamo. Speriamo assolutamente sì. Oggi di concerti, chiedo se i registi sono pronti, io farei vedere un piccolo promo di una band di amici che terrà un mega concerto. È il primo video che ti ho messo, Samu, così... sì, il primo a sinistra, primo sì, quello no, quello no, l'altro, sinistra, esatto, perfetto, quello è il bello della diretta, ragazzi, perché... Siamo in tanti. Comodo capirlo quando non c'è scritto video, però ma c'è scritto vid12744. Questa è colpa dell'amico Alessandro Silvani, che saluto. Comunque mi ha mandato questo video. Cioè, uso questo promo e ho segnato il file. E quindi piccolo promo, poi vi spiego due cose. 5 gennaio 2020, Teatro Nuovo San Marino, Violins at the Discotheque, JB's Band e Orchestra Rimini Classica presentano il meglio della disco music 70-80 e non solo. La musica dal vivo si trasformerà in uno spettacolo emozionante. Sul palco anche la Corale di San Marino e Coro Note in Crescendo, per un totale di 80 artisti. Domenica 5 gennaio, Teatro Nuovo San Marino. Prevendita biglietti su Viva Ticket, info jbs.it o riminiclassica.it. Mi raccomando, prenotate il vostro posto, anche perché, visto tanto quant'è l'orchestra, sono 10 posti a sedere, penso. Sì, per infatti. Lo spettacolo, che ha tanti elementi. Quindi anche JB con un bel tour europeo, quindi. Esatto. E San Marino, Teatro Moderno, sfidando domani sera, che vado a vedere Calcutta anch'io. Ostate! Così, per dire cose che non serve, non ne frega niente a nessuno. Saluto anche l'amico Walter, che dice: Dibla, stasera il tuo ciuffo è moscio, perché siamo in 18 qua dentro. È un caldo, ragazzi, voi non ci credete, ma si è afflosciato così, ma l'entusiasmo è sempre alto. Così, per dire una cagata, tanto per ci sta sempre. Dicevo, i Zebis, super taglio di capelli che hai. Zebis che suoneranno sempre. Carote, solo carote. Elimineremo Mirko Manuzzi nella prossima puntata, però più avanti, appunto, diciamo, dei Zebis. Sembra una serie televisiva. Ci verranno a trovare. E anche lì saremo in tanti. Il 9 di dicembre, esatto. Non vengono tutti 80, però vengono a parlarci di questo spettacolo. Quindi mi raccomando, andate sulla pagina Facebook dei JB's, mettete un bel mi piace, seguite tutte le info, perché è uno spettacolo veramente da non perdere. Negli episodi precedenti. Andiamo avanti, appunto, con la trasmissione. Dopo questo piccolo spot, andiamo avanti a parlare con i ragazzi. Tra l'altro, a proposito, scusa, di Facebook, di contatti, avete che contatti possiamo dare per chi vi vuole seguire? Allora, noi siamo in Instagram sotto Andrea Pannaggi. Ok. E attualmente solamente questo. Quindi Instagram, okay. Cioè, sì. Effettivamente Andrea è quello che più... sì, infatti, ci siamo concentrati al giorno d'oggi Instagram, quindi Andrea Pannaggi. Sì. Il tuo egoista ci tiene il nome per lui. Assolutamente, perché... infatti. Dai, il prossimo, poi
troverete l'account prossimo è Andrea Pannaggi e giornalisti, visto che sono senza frontman adesso, mi sta cercando uno, o diventa loro i giornalisti all'improvviso. Come è giusto che sia, vi va di farci sentire qualcos'altro? Nuovamente. Ma no, pensavamo di andare via. No, ma no, no, come? Ah, ok, no, pensavo non volevamo disturbarlo. Allora, no, no, state qui con noi, fateci sentire la vostra stupenda musica. Ok. Hermano, tu che riesci a capire, musicalmente parlando, tutto il mio dolore. Hermano, hermano, grazie a Dio, è da lì che è nata la scintilla, è da lì che tutto quanto brilla. Tu eres mio hermano ed amico mio, pieno di gioia, di tanti colori, pieno di grinta sia dentro che fuori. Adesso vai per la tua strada nuova, dove non ci sarò io, e vai dritto contemplando l'orizzonte dei tuoi desideri. Oh, oh. E adesso vai, vai deciso, realizzando tutto quello in cui crederai, perché sai, per fermarsi non c'è mai tempo. Oh, oh. Hermano, averti conosciuto ha migliorato tutto quello che ero, condividendo ogni singolo pensiero. Hermano, di te io mi ricorderò così, con questa nuova canzone da cantare, tenendola vicino al mio cuore. Adesso vai per la tua strada nuova, dove non ci sarò io, e vai dritto contemplando l'orizzonte dei tuoi desideri. Oh, oh, oh. E adesso vai, vai deciso, realizzando tutto quello in cui crederai, perché sai, per fermarsi non c'è mai tempo. Oh, oh. Ma sì, sono convinto che quando ci rivedremo sarà uno splendido giorno. Ma sì, sono sicuro anche se può darsi voleremo da questa ad un altro mondo. E allora sì, l'istinto mi dice che noi saremo amici, probabilmente in eterno. E ancora sì, sarò ripetitivo, lo so, dietro te lasci un vuoto. E adesso vai. Oh yes, Andrei fuori onda live qua a Romanians Good Talent, sempre sui 90 FM di Radio Italia Rubicone. No, sempre... no, siamo in ondissima là fuori onda, chiaro. Sempre in diretta, Barney. Sempre in diretta sulla pagina di Radio Italia Rubicone, dove Walter scrive: complimenti al bassista, mi ricorda Saturnino. Gli volevo chiedere. Grazie. E anche un po' Eric Clapton, quindi ha tutte queste somiglianze. Zovino o Uranino? Bene, andiamo avanti con la trasmissione. Una trasmissione è bella, nonostante Mirko Manuzzi. Cioè, fisicamente
Però, non so, ma avete notato le bratelline? Cioè, da quando ho detto che è diventato come Chiara Stradamus, sono hipster. Sei hipster. Devi farti crescere un po' più di barba. Non è che la barba la innaffia e cresce, cioè, ci vuole i tempi tecnici. Guarda il suo Dibla. Esatto, io anch'io la barba sono 33 anni che provo a farla venire niente. Volevi essere hipster? No, ma almeno un po' di barba mi piacerebbe. Ma non è dei barbe che vogliamo parlare. Ma non so niente. C'ho una domanda io, intelligente. Ma di solito, diciamo, questi nomi che vengono date, diciamo, agli accompagnatori di un frontman, come in questo caso, chi li sceglie? Se vuoi potete andare via, cioè, tanto alla fine un'ora e mezza di macchina dovete fare. guarda, se non vuoi rispondere, però puoi portare l'argomento a piacere. Puoi riformulare la domanda. Puoi anche non rispondere. No, vabbè, prima la voglio capire. Allora, okay. Mi concentro. Sì, ok. Allora, chi sceglie il nome della band? Sì. Quando il frontman dà il primario nome alla band? Si sta perdendo. Ok. Quindi nel vostro caso, sì. Come vi chiamate? I Fuori Onda. Ok. No, Fuori Onda è il secondario. Andrea e Fuori Onda. Cioè, la band, sì, esatto. Allora, chi ha scelto che dopo la E c'è Fuori Onda? E non perché? Non è dopo la E, è dopo il 3. No, non l'ho scelto. Non è dopo la E. Chi è che ha inventato Fuori Onda? Chi è che ha inventato Fuori Onda? Chi è che gli ha fatto la fine Fuori Onda? Lui, lo sapevo! È sempre il batterista. È sempre colpa tua, io lo sapevo. No, è sempre colpa del bassista. Io dico sempre. L'ultima volta abbiamo preso un aperitivo, quasi che non facciamo le prove. A distanza di 150 metri ho dovuto mettere il navigatore. Stasera ha scelto lui il ristorante? No, ha scelto. Ha scelto lui sbagliando il consiglio che gli avevo dato io. Ma torniamo a parlare di musica. Yes. Però non prima di aver dato uno spazio a quello che è il nostro fantastico, mega incredibile sponsor, che è il Bar Berardi a San Mauro Pascoli. Ti aspetta dal martedì al venerdì per il tuo pranzo alternativo gustoso e soddisfacente. Per aperitivi di alta qualità, bere compleanni, feste di laurea, bar catering e soprattutto per i grandi live del venerdì sera. Per tutte le info seguite la pagina Facebook e Instagram del Bar Berardi e ovviamente tutte le puntate di Romanesco Got Talent. Il Bar Berardi si trova a San Mauro Pascoli in via 20 settembre 94. Sì, e non legge neanche. Guarda, memoria, giuro. Allora, questo venerdì 22 novembre, grande live day, The Last Caveman. Chi? Una band, The Last Caveman. Lo pronunci bene. Hai visto? Band che riproporrà i grandi classici del garage rock e qualche brano inedito loro, quindi sarà una seratonissima come sempre al Bar Berardi. E ciao Giulio ancora. E ciao a tutti i ragazzi del Bar Berardi. Ciao Anticovacio. Esatto. Ma torniamo a parlare invece con i ragazzi e facendo domande serie, penso sia l'ultima che ti farò questa sera perché dopo non me ne vengono in mente altre. Ti ricordi quando è stata la prima volta in cui hai detto voglio fare il musicista? Ah. Domanda bella che ho fatto, ragazzi. Era appena nato. Che domanda bella. Ah, vabbè. Ma diciamo nella mia famiglia ha sempre vissuto l'arte, no? Tra pittori affermati e musicisti, violinisti a 5 anni che facevano concertisti. Quindi io ho voluto ereditare questo più o meno all'età di 7-8 anni, e quasi inconsapevole, incosciente di quello che andavo in... cioè, se potrei tornare... no, perché non te da una lira. Vabbè. E quindi così, sì. Però quando proprio l'ho deciso è quando mi sono reso conto che era impossibile non scrivere più canzoni, perché un periodo ci ho provato. Poi sono diventato tipo una pentola. Ho detto non è possibile, ecco per questo che esistono le pentole a pressione, perché ci vogliono delle valvole di sfogo. E allora lì ho inserito a me stesso delle valvole di sfogo e ho ricominciato obbligatoriamente a comporre, perché... Quindi prima di suonare la chitarra hai iniziato a fischiare? Che Dibla! Beh, quello è... Merita. Esattamente. Così è. Basta. Ciao.
Vai, vai, ciao Diva, grazie. Ciao. Ciao. No, scusa, mi ho interrotto, stavo dicendo cose molto belle, poi intervengo io e dico cagato. Mm. Ma il bello della trasmissione è questo. Lascia fare. Ottimo, beh, ho finito. Sei entrato giusto al pennello. Ma lo so, sono bravissimo. E non me lo dicono mai gli altri. Ma sono altri discorsi questi. Vi va di suonarci un'altra canzone? Ma come ci pensi? No, ok. Te lo quale ci suonate? Il marchigiano. Una parte di te. Quindi sua o mia? Una parte della persona alla quale ho scritto, alla quale ho scritto il brano. Virtuale. Musica. No, non è virtuale. È una persona che, diciamo, ha conquistato la mia vita fin dalla nascita, però poi, diciamo, caratterialmente ci siamo persi. Quindi io sono arrivato a un punto di anche di dare la possibilità di assorbire quelle che sono tutte le mie ragioni nella causa, pur di recuperare una parte di lui, perché alla fine è questo, riuscire a venirsi incontro in qualche maniera, a bilanciare la cosa, e perché sfumare, cioè lasciar perdere una vita insieme per cosa, no? Magari per sciapate o cose che passano in secondo piano. Vado a cercare Google sciapare. Bene, intanto ascoltiamola. Buon okay. Ascolto. Sciapare. È come se tu fossi qui, ma non ci sei. È come se alla primavera mancasse un colore. In un momento mi sono deciso, ti ho voluto pensare, ascoltare i miei silenzi cercando la tua foto migliore. Ma non ci sei, è come un mare di caramelle senza nessun sapore. Frasi scritte su una mano da potersi ricordare. Abbracciarti nuovamente sarebbe la cosa migliore. Sei pagine di un libro che anche se studiato non è facile da capirne il significato. Ma adesso mi impegno, sai, ad essere migliore per poter recuperare una parte del tuo cuore, una parte di te. Qui, ma non ci sei, sono ricordi che si risvegliano e ti danno emozioni, giorni trascorsi per la strada, suonando canzoni, dimenticandosi un po' il passato, usandosi momenti migliori. Pagine di un libro che anche se studiato non è facile da capirne il significato. Adesso mi impegno, sai, ad essere migliore per poter recuperare una parte del tuo cuore. Ci si conosce da troppo tempo è già passato, ci siamo persi nei nostri sbagli. E sono quasi annegato. Adesso mi impegno, sai, ad essere migliore per poter recuperare una parte del tuo cuore, una parte di te, una parte del tuo cuore, una parte di te. We'll be right back.
fans in giubilo qua di fuori dai nostri studi. Andrei fuori onda qua dai Barmanes Got Talent. Prendiamo una piccola pausa dai ragazzi qui in studio per andare ad annunciare quella che è la rubrica più amata dagli amici che ci stanno seguendo a casa, ma anche chi è in macchina oppure chi è andando da qualche parte del mondo, comunque sia. La rubrica della Zoo, la rubrica dal titolo, anche se lo sai. Stallo! Zoo, di chi si parli questa sera? Questa sera parliamo di un cantautore riminese che conosciamo benissimo. Sto parlando di Francesco Mussoni. Ciao Checco! Ciao Checco! Sin da piccolo appassionato alla musica e alla chitarra, ma solo nel 2017 esce il suo primo EP dal titolo Fiato, anticipato dall'omonimo singolo. Mi invito ad andare sulla sua pagina Facebook, Francesco Checco Mussoni, perché ho visto che ultimamente ha ripreso i concerti e che sta facendo degli spettacoli dove oltre ai suoi inediti aggiunge anche alcune canzoni di grandi cantautori italiani rivisitate a modo suo. Proprio sabato era a Bologna, esatto, al Teatro del Navile, quindi è stato ho visto un bellissimo concerto. Quest'anno, quindi l'anno 2019, inizia per Francesco con l'uscita dei singoli Spazio Libero e La Corrente delle Cose Ultime, che noi ci andiamo appunto ad ascoltare e vedere. Francesco Mussoni, buona visione e buona musica. Sei uscita, per non far entrare la corrente delle cose ultime. Certi addiano tutto un volo storto, che non piega niente, non alza i vestiti alle donne, la corrente delle cose ultime. Eccoci qua di nuovo live su Romanesco Talent sui 90 FM di Radio Rubicone, ma sempre e soprattutto in diretta Facebook
sulla pagina di Radio Credo Bicone, su e anche sulle nostre. Parte, esatto, sulle nostre. In tanti stanno guardando, ma andiamo, ne approfittiamo per mandare un saluto anche agli amici delle Marche. Ciao amici ciao, delle ciao, Marche! Ciao ragazzi! E... ciao a tutti i Mirko delle Marche! Esatto, assolutamente proprio loro. Torniamo a parlare con Andre e il Fuori Onda, che sono qui con noi. E, quali sono, qual è il genere, chi sono i vostri artisti di riferimento? Scusatemi, mi partì con un'altra domanda. Nessuno. Buono, ci sta, bene, ottima risposta. Non ci credo. Tutti. Vorremmo collaborare con chiunque, però cerchiamo di al massimo di essere noi stessi, cioè non vogliamo seguire... ma qualcuno che vi ha ispirato particolarmente... Ma riguardo la composizione ne posso citare alcuni, ma poi comunque ho lavorato sempre molto per cercare di levarli, diciamo, dalle mie abitudini. E da piccolo ero molto affezionato ad Edoardo Bennato, idolo assoluto, super grande. Indiscusso. Poi quando gli amici mi hanno detto guarda che questo assomiglia un po', anche quest'altro assomiglia un po', ma anche la voce comincia un po' a somigliare, allora l'ho accantonato, l'ho considerato persona, non più idolo, no? Ok. E per diversi mesi, diciamo, ho cantato e suonato senza un senso quasi. Poi ho cominciato a trovare, diciamo, una personalità, un qualcosa. Beh, ma infatti che... dovevi trovare la tua, non esatto. Che non sia più il tuo idolo, ma semplicemente esatto, certamente. Dovevi trovare te stesso. Sì, e questo è importante, allontanarsi un po' da tutto. Come chi vuole smettere di fumare, non vai in un pub insieme agli amici che bevono e ti fumano davanti. Un attimino ma vai al parchetto! Che è peggio! Non c'è l'aria fresca. No, perché c'è l'aria fresca, c'è quel ecco. il sentore di erbe. Vabbè, ma torniamo a parlare appunto di artisti. E dammi qualcosa che fa pam 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 pam. Anche, comunque anche musica italiana o anche qualcosa. Ma c'è un. Perlomeno per quanto riguarda la. Poi ognuno può dire la sua, nel senso che ognuno apporta qualcosa nell'arrangiamento. Certo. Cioè, io sto parlando e faccio anche l'egoista. Però volete dire qualcosa? Cioè qualcosa di. No, poi parlo io. Frontman. Sono una domanda da parte. Gli Eagles, l'ho seguiti proprio fin da ragazzo. Gli Eagles li amo come a livello proprio strumentale, musicale, cioè secondo me sono. E anche Eric Clapton, per questo mi sono innamorato. Quando l'ho visto ho detto. Lui, Giuseppe. Voglio lui. Nemmeno gli ho chiesto, sai suonare. Vedo, cioè, si vedeva che. Ok. Devi fare la convergenza degli occhiali che sono un po' storti. Che... No, sono le cuffie. C'è l'amico Walter che chiede: ho sbirciato il profilo di Andrea. Cos'è il battesimo biblico? Wow, cioè quanto tempo abbiamo adesso? Ma adesso prima facciamo così: prima li facciamo suonare. Prima Walter, tre minuti a partire da esatto. ora. Tre minuti. Li facciamo suonare, poi dopo forse ne parliamo in caso vi sentite voi in privato. Non è che. Va bene, ok. Certo. Ultima canzone, cosa si fa con l'ultima canzone? Facciamo Lui per te, questa qui è una canzone d'amore. Una canzone d'amore, una canzone che stimola le persone più un po' più riservate a prendere a volte l'iniziativa. Bene. Perché può essere per te. Perché a volte si perdono veramente delle grandi occasioni per timidezza, no? Ok. Sì, è vero, confermo. È vero. Sei la sua acqua in mezzo a questo deserto. Pensavo fosse diverso, ma va bene così. Insieme farete un salto, sconvolgerete tutto. So che ci stai pensando. Ti aspetterà lì. Chiamalo, chiamalo, insisti anche se non risponde, non sa chi sei. Scrivili, scrivili e lascia messaggi vocali, li ascolterà e poi con una semplice scusa magari accorciamo l'attesa. Guarda che in fondo, ma in fondo anche se non ti impegni, lo troverai.
per te. Sarà così, lo riconoscerai, perché avrai i tuoi stessi pensieri, le abitudini e poi i desideri. Callerà quando tu ballerai la canzone che avevi nel cuore, e sarai trasportata da un soffio leggero e viaggerai in un mondo lontano. Sarai lì. Fuori onda, al quale facciamo ancora un grande applauso, ragazzi. Grazie per essersi venuti a trovare, grazie per averci ospitato, grazie a voi e per averci sorbito anche tutto questo viaggio. Ci fa un enorme piacere questa cosa, quindi onore, onore, ci fa onore, onere e onore. Siamo sul fine di questa puntata, vi ricordiamo ancora di seguire Andrea Pannaggi su Instagram, assolutamente, oppure da Rimini Nord fino a esatto perché c'è bisogno, esatto, fino a Macerata, scortateli, esatto. Grazie per essere stati con noi, bocca al lupo per tutto, ragazzi. Grazie mille, bocca al lupo. Quando bocca siete pronti con un disco, con qualcosa, fateci sapere. Esatto. Siete bravissimi. Grazie. Dopo ti do i soldi. Lascia io fare. Ringrazio di cuore quei ragazzacci di Adal Vetro che hanno gestito in maniera grandiosa, non so che altro dire, eclatante questa puntata. Grazie di cuore veramente a Mirko e a Sam. Grazie regia. Ragazzi, sono veramente euforico. C'è anche Marchino, ma non si vede, ha lavorato nel buio. Sta lavorando nell'oscurità. Grazie ragazzi di cuore, veramente. Ringrazio come sempre la fantastica ragazza. Ma grazie, Giorgia! Sono Giorgia! Grazie a te, Dibla! Grazie. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un'altra nuova puntata di Romania's Got Talent. Buonanotte, buona musica, come sempre. Pace interiore! Ciao! Buonanotte! Ciao!